Buongiorno da Blu TG. Ecco le principali notizie di oggi. Intesa San Paolo riparte dal private banking. La banca, guidata da Corrado Passera, riforma la struttura private del gruppo attraverso conferimento di nuove filiali alla rete. In totale la struttura si va ad arricchire di 53 filiali e 75 punti distaccati. L'operazione avrà bisogno di un aumento di capitale di Intesa San Paolo Private Banking pari a 145 milioni di euro. Direttiva MiFID, maggiore conoscenza del cliente e supporto professionale. Sono queste le armi a disposizione dei promotori finanziari per continuare a vivere proficuamente anche nel futuro. Almeno secondo ANASF. Nel futuro i PF continueranno ad essere più adatti interlocutori per la pianificazione del risparmio degli italiani. Anche in momenti di incertezza come questo, la fiducia nei confronti del canale dei promotori finanziari, gli ultimi dati di raccolta del risparmio gestito testimoniano incoraggianti segnali di ripresa, ha dichiarato Oliviero Pulcini, vicepresidente di ANASF. L'articolo Promotori finanziari, il sogno di lavorare in posta, ha mandato su tutte le furie i nostri lettori. L'assunto è semplice. La proposta di marketing di Poste Mobili offre 10 euro di ricarica gratis a chi attiva una SIM Poste Mobile e la associa a un conto Banco Posta e all'ormai celebre Poste Pay. Un'offerta da fare invidia a tutti quei promotori finanziari che oggi fanno fatica ad acquisire nuovi clienti e a fidelizzare quelli vecchi. La notizia è vera, la possibilità che i promotori d'ora in poi debbano offrire SIM invece è una provocazione. I nostri lettori si sono imbufaliti. E voi cosa ne pensate? Tutte le altre notizie su blutg.it.